Sensazioni sullo spettacolo. Beh, l'analisi è una bella cosa. E ci vivo un po' dentro l'analisi e quindi mi ha colpito, mi sento preso in causa e ogni persona che nella sua vita si fa le domande che non sempre hanno risposta comunque merita ammirazione e rispetto. È uno spettacolo molto intimo che solo a tratti ho avuto la percezione di riuscire a capire effettivamente quale fosse il sentimento che si vuole esprimere, però è particolarmente stimolante, ci penserò ancora per un po'. È decisamente tanta roba, un bellissimo spettacolo e Paolo molto bravo, complimenti. Innanzitutto devo dire che è uno spettacolo che penso abbia dei temi molto forti, insomma, a che fare con l'esistenzialismo. E c'è una parte in cui mi ci sono riscontrato parecchio il qualunquismo. E Paolo sa che cosa vuol dire. Grazie. Molto toccante, molto profondo, è partito sul simpatico e ci ha bastonato alla fine, molto bello. Un lato di Paolo che non conosciamo sicuramente. Molto intenso, profondo e mi ha sorpreso alla fine. Il finale è molto inaspettato, però è stato veramente bello. Beh Paolo, che dire, ci hai scioccato a tutti. Devo ancora un po' sporgare, diciamo così, perché lo spettacolo è, insomma, è sicuramente bello, è profondo. Secondo me è riuscito pure a dargli un bel ritmo, nel senso quando arrivava troppo in profondità poi spezzava, quindi bello. Io poi Paolo, insomma, come molte persone qua lo conosco personalmente, quindi ha anche un significato particolare. E quindi bravo Paolo, bravo tutto lo staff, e continuate così, speriamo che lo spettacolo vada perché secondo me merita. Non so cosa dire, però complimenti, perché forte, bravo. Paolo è proprio... Ma non lo so, io come... Cioè, questo spettacolo era... Era proprio una cosa... Non era uno spettacolo, secondo me. Era proprio Paolo che parlava. Quindi mi sono molto emozionato e... Ancora non sono riuscito a fare quella cosa di cercare uno spettacolo, mo esco dal teatro, per me non sto uscendo dal teatro. Lui è stato bravissimo secondo me a riuscire a stare in scena e a essere attore in questa cosa, io non ci sarei riuscito. È stato uno spettacolo molto coinvolgente, nel quale anch'io ho visto molto Paolo come persona, però al tempo stesso la grande capacità di Paolo di sfruttare il suo essere attore per raccontare se stesso e quindi la capacità di fondere la dimensione privata con quella ecumenica dell'attore. E ho condiviso tanti aspetti, tanti momenti a livello proprio di approccio alla vita, insomma è uno spettacolo che credo molti debbano vedere perché è un abbraccio a volte pungente ma un abbraccio. Grazie. Una bella rosa di emozioni, mi sono commosso, ho riso, poi ho scoperto un Paolo che non conoscevo, lo conoscevo come regista, quindi ancora adesso sono abbastanza muto, ci ragiono, però bello.